Ciao a tutti. Ciao a tutti i miei ragazzi e le mie ragazze di seconda. Sono molto contento di salutarvi attraverso questo strumento e mandarvi un augurio di salute e di benessere assolutamente in questo momento un po' particolare. Ci ritroviamo qui per parlare di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. E iniziamo andando a vedere più da vicino una serie di opere. Vedete qui un'opera giovanile, La canestra di frutta, che già ci presenta un pittore con delle capacità tecniche incredibili. Cosa possiamo dire di Caravaggio? Caravaggio nasce nel 1571 in Lombardia. Va a bottega da un pittore discretamente famoso, il Peterzano, che era stato a sua volta allievo di Tiziano. Ecco, quindi questa ascendenza dà a Caravaggio una sensibilità particolare per il colore e per i colori caldi. I colori caldi sono sicuramente preeminenti nella sua pittura, gli ocra, i rossi, i bruni, ecco. Tutti questi colori caldi accompagneranno la sua pittura con costanza. Guardando questa canestra di frutta, vediamo subito una cosa molto importante, e cioè che è un dipinto che non idealizza, il soggetto rappresentato. Idealizzare, come sapete, significa proporre un modello di bellezza, eh? Invece questo dipinto ci mostra la realtà com'è, cioè è un dipinto che si radica nel naturalismo, nel far vedere, nel mostrare le cose come sono. E perché dico questo? Perché vedete che nella canestra ci sono foglie secche, come quella sulla destra. In alto vediamo altre foglie mangiate dagli insetti, la mela in primo piano, gialla e rossa. Mostra evidentemente delle piccole baccature, delle ticchiolature che non ce la restituiscono come un frutto perfetto. A dire che quel che interessava al pittore e che interesserà per tutta l'esistenza non è certo, come dire, mostrarci un'idea astratta di bellezza, ma farci vedere le cose come sono. Ecco, un'altra caratteristica della canestra di frutta la vedete nel cesto, è una capacità pittorica mostruosa, nei minimi particolari viene definita la trama del cesto, ma quello su cui vorrei porre l'accento è l'ombreggiatura, cioè la capacità che poi si svilupperà nella maturità artistica di Caravaggio di rendere le ombre in un modo veramente sorprendente e molto ricco su un piano espressivo. Ecco, un quadro come questo farà una grandissima pubblicità al nostro giovane artista. Artista che qui vediamo un'altra sua opera, I musici, anche qui un gusto per i particolari incredibili, vedete che questo violinista in mano, quello che, il personaggio che ci dà le spalle, ha il violino appoggiato alla sua sinistra, sta guardando uno spartito. Ebbene, studiosi sono andati a leggere questo spartito e Caravaggio si è preso la briga di non semplicemente di mettere delle note, che bastava ed era sufficiente in termini decorativi per dare il senso del discorso artistico, invece no, lui ha proprio a scritto uno spartito musicale di musica dell'epoca, musica del Cinquecento. Quindi questo spartito che viene tenuto in mano dal musico potrebbe essere tranquillamente suonato. Invece, frontalmente, di fronte a noi abbiamo un suonatore di liuto, questa caratteristica chitarra spezzata, no? Ecco, con il manico piegato. Ecco. Vedete che la luce in queste opere giovanili, sia nella canestra di frutta che abbiamo guardato prima, sia in questo, i musici, è una luce diffusa. Diffusa. Ci sono già zone d'ombra e zone di luce, ma non sono così nette.
Che dire, in poco tempo Caravaggio diventa discretamente famoso e viene invitato in quella che era allora la capitale dell'arte, cioè la città eterna, Roma. E qui conosce il Cardinal del Monte che lo introdurrà, negli ambienti che contano, dove il nostro pittore inizierà ad avere degli incarichi decisamente più importanti. E qui ci fermiamo un attimo per raccontare la vita di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Che carattere aveva il nostro? Aveva un carattere molto scontroso, molto scontroso e al contempo, come dire, dedito alla vita notturna, alla bisboccia, a bere. Come dire, ogni vizio era per lui, no? E naturalmente frequentava osterie a Roma, la vita notturna della città, e abbiamo molti documenti che testimoniano il suo coinvolgimento in delle risse, in degli accoltellamenti. Appunto, aveva una vita sregolata, per usare un termine quasi da canzone. Una vita sregolata che lo porterà a dei guai molto grossi, ma dei guai molto grossi di Caravaggio parleremo un po' più avanti, però intanto ci danno il carattere del personaggio, cioè un personaggio che aveva una vita spericolata nelle ore notturne. Che quadro, che opera stiamo guardando? Stiamo guardando i Bari. Ecco, i Bari è un tipo di quadro che definisce un nuovo genere, che guarda caso si chiama proprio pittura di genere. Cosa intendiamo con un genere? L'abbiamo visto finora studiando pittura di genere prevalentemente religioso. Poi con il Rinascimento abbiamo visto, per esempio, con la nascita di Venere, per rinfrescarvi la memoria, abbiamo visto un nuovo genere, cioè il genere mitologico, quindi genere religioso prima, genere mitologico poi con il Rinascimento, con tutti quei dipinti che hanno come tematica le storie delle antiche divinità greche e romane. Qui ci ritroviamo un nuovo genere, che è appunto la pittura di genere. Cosa caratterizza la pittura di genere? Il rappresentare scene quotidiane, qui per esempio gente che gioca a carte, il rappresentare scene quotidiane con un taglio anche comico e ironico. Lo vediamo dal viso di quel personaggio che guarda le carte, dell'imbrogliato, dell'ingannato, che è questo giocatore qui sulla sinistra. È sicuramente un tipo di scena, questa da osteria, che il nostro Caravaggio aveva o vissuto o visto, o di cui era stato diretto testimone, se non addirittura ne era stato coinvolto. E quindi vedete che Caravaggio ci racconta anche la sua vita, diciamo così, più avventurosa, più sregolata. Il quadro ci mostra sicuramente un nobiluomo, un giovane nobiluomo, quello a sinistra, col vestito scuro, vedete, i polsini di pizzo, il colletto di pizzo, sicuramente una persona di una certa levatura sociale, di una certa ricchezza, tutto curato nell'acconciatura, alle prese con un gioco di carte con due soggetti, personaggi che lo stanno evidentemente ingannando, barando. Questi due personaggi si sono un po' dati un tono vestendosi eleganti per come potevano. Questo ci è svelato da, per esempio, i guanti, no? Da nobiluomo, che però sono di uno dei due bari, che però vedete nella parte alta sono forati, o come questo personaggio che ci dà parzialmente le spalle, che ha la manica scucita rispetto al panciotto. Quindi, come dire, si avevano cercato di darsi un tono per naturalmente raccontare qualche bugia e portare al tavolo da gioco questo signore un po'
un po' ingenuo, però Caravaggio ci mostra che il loro travestimento non è proprio perfetto e svela il loro carattere, diciamo la loro provenienza, che non è certo quella nobile e ricca del nobiluomo che viene ingannato. Ecco, questo è la pittura di genere che inizia a circolare fra la fine del 500 e il 600 e racconta queste scene di vita comune. Caravaggio dipingerà anche un altro quadro di questo tipo che si chiama La Buona Ventura, dove c'è una zingara che legge la mano anche qui a un nobiluomo un po' addormentato, il quale la zingara, mentre legge la mano di questo signore, gli ruba l'anello, gli ruba l'anello. Ecco, queste sono un po' le scenette che diciamo definiscono cos'è questo nuovo genere. Se passiamo all'opera successiva, siamo appunto a Roma, ecco che iniziamo a vedere quadri del Caravaggio maturo, cioè dell'artista proprio arrivato alla sua maturità artistica, arrivato all'apice della sua creatività. Ecco, vedete com'è cambiata la luce, eh? Facciamo un passo indietro, torniamo ai bari e vediamo che anche qui, pur essendoci delle ombre, insomma, o ai musici, la luce era distribuita in maniera soffusa e abbastanza omogenea. Invece, quando andiamo a vedere il quadro, eccolo qua, il quadro che si intitola La conversione di San Paolo, le tenebre e la luce sono molto nette, cioè il buio e la luce diventano appunto decisamente più netti, più staccati tra loro. Cosa racconta la conversione di San Paolo? Racconta di San Paolo, persecutore dei cristiani, e quindi li uccideva, persecutore dei cristiani, che andando a cavallo viene folgorato, letteralmente accecato dalla luce divina e cade da cavallo. E qui lo vediamo proprio a terra, dopo essere caduto, con le braccia spalancate come per accogliere la luce di Dio che lo ha accecato, quindi ecco gli occhi chiusi, a terra. Ecco, bisogna parlare, diventa necessario dire qualcosa sulla luce in Caravaggio, la tenebra che simbolicamente rappresenta ovviamente il male e la luce che ovviamente è il bene, è la voce, la luce è la voce di Dio, la voce della verità. Andiamo a vedere un particolare, ci concentriamo su San Paolo e vedete la definizione ancora una volta grandiosa della pittura caravaggesca con queste, guardate solo a questa camicia arrotolata sulle braccia, la bellezza e la perfezione con cui viene reso questo particolare. Guardate anche il piede dell'aiutante di San Paolo che sposta il cavallo per far sì che il cavallo non vada a pestare San Paolo, guardate come nella gamba si vede la vena e anche in controluce tra le braccia di San Paolo mostrano le vene, una perfezione, un gusto dei particolari incredibile nei capelli, per esempio, di San Paolo, nel riflesso sull'elmo. Ecco, tutto questo ci restituisce uno dei più grandi pittori nella storia dell'arte, sicuramente, come capacità tecniche è veramente supremo. Qualcosa sui personaggi che oscillano molto fra bene e male, un persecutore di cristiani che diventa un santo. Vedremo che questa opposizione fra bene e male caratterizza anche la vita di Caravaggio. Abbiamo detto che frequentava le osterie, abbiamo detto che frequentava i bassi fondi della città, beveva, spesso era coinvolto in delle risse. Ebbene, in una di queste risse, purtroppo Caravaggio uccide una persona, uccide un nobiluomo, il Tommasoni, che muore per un colpo, per una coltellata, e appunto Caravaggio è costretto a una fuga precipitosa da Roma, perché su di lui pende una condanna a morte del Papa. Ed è una condanna a morte, quindi Caravaggio fugge da Roma, fugge
attraversando tutta l'Italia meridionale, attraversa lo stretto di Messina, arriva fino all'isola di Malta, quindi si mette anche per mare, arriva fino all'isola di Malta, al centro del Mediterraneo, rimane lì un po' di tempo cercando rifugio, anche se anche lì ci saranno delle traversie di vario genere, e lentamente ritorna prima in Sicilia e poi lentamente risale l'intera Italia meridionale e naturalmente lungo questo percorso lascerà delle opere, dei quadri, perché poi un pittore deve vivere, no? Mangiare, bere, dormire e quindi dipingerà lungo questo percorso. Ci sono dei quadri di Caravaggio conservati a Malta, ci sono dei quadri conservati in Sicilia e via discorrendo. Ritornando lentamente verso Roma per una promessa di perdono da questa condanna a morte del Papa. Poco prima di entrare in città decide, non sappiamo perché, una deviazione che lo porta sopra Roma, sulle spiagge dell'Uccellina. Qui Caravaggio contrae una febbre che nel 1610 lo porta alla morte. Quindi abbiamo, diciamo, una vita che non arriva neanche ai 40 anni. Ecco, una vita, come vedete, molto drammatica, caratterizzata da un gesto gravissimo, un omicidio, da una fuga continua da un posto all'altro e con questo finale drammatico. Quindi questo il male, la tenebra che comunque Caravaggio sente in sé, su di sé, questo essere lontani dalla luce, no? Lontani dal bene. E tuttavia Caravaggio sarà sempre e comunque attratto dal bene, anche dalla religiosità. Ci troviamo qui a vedere ancora una volta un personaggio che viene dal male e va verso il bene, quindi diciamo, la vita di Caravaggio diventa importante per capire anche la sua pittura. Prima abbiamo visto, ecco, torniamo con uno sguardo su San Paolo, il persecutore dei cristiani che dal male va verso il bene. E lo stesso possiamo dire di San Matteo. Qui il quadro è la vocazione di San Matteo, un grande quadro di dimensioni notevoli, vedete i personaggi. Alla nostra destra abbiamo due personaggi in piedi, uno che indica con una manica bel rosso intenso, indica San Matteo ed è Cristo. Davanti a Cristo abbiamo un personaggio che ci dà parzialmente le spalle, che indica a sua volta San Matteo, pur avendo il braccio più ritratto, e quello è San Pietro. Chi è San Matteo di quelli seduti dei personaggi seduti al tavolo? È colui che, vedete, ha un vestito molto scuro, un barbone molto evidente, e si indica a sua volta il petto, indica il suo petto, come dire, ma chi? Io? Ecco, quello è San Matteo. C'è un elemento anche qui molto importante della pittura di Caravaggio che dovete assolutamente imparare, e questo elemento è l'attualizzazione. Cos'è l'attualizzazione? Allora, l'attualizzazione è inserire in un quadro di una certa, che si riferisce a una certa epoca storica, qui voglio dire, ci riferiamo il periodo in cui è vissuto storicamente Cristo, inserire degli elementi che invece con quell'epoca, cioè con l'epoca di Cristo, non c'entrano assolutamente nulla, ma sono contemporanei all'artista in questo caso, ovviamente. Cioè, i personaggi seduti al tavolo, se voi li guardate, con questi cappelli, con le penne, con queste camicie larghe a sbuffo, con questi pantaloni molto aderenti, che erano di moda all'epoca, sono personaggi vestiti, e lo stesso San Matteo, sono personaggi vestiti come ci si vestiva all'epoca di Caravaggio. Perché fa questo? Cioè, voi immaginate che se Caravaggio fosse vissuto ai nostri giorni, i personaggi magari di questo tavolo sarebbero vestiti con jeans, felpe, vestiti come ci vestiamo noi oggi, maglioni, cioè con vestiti moderni. E perché fa questa cosa? Fa questa cosa perché vuole dirci che sia il messaggio di Cristo, sia la lotta tra il bene e il male, che qui è rappresentata da San Matteo,
sono ancora messaggi, sono ancora tra noi, non sono solo messaggi attuali che dalla storia, come dire, arrivano fino ai giorni nostri, ma sono il Cristo è il figlio di Dio è qualcosa che è ancora oggi tra noi, attualizzare, portare ai giorni nostri. E anche San Matteo è un personaggio, è un tipo, diciamo, di lotta tra il bene e il male, rappresentata da San Matteo, da San Paolo che abbiamo visto prima, San Matteo, è qualcosa che abita nella nostra epoca. Cosa faceva San Matteo? San Matteo era un esattore delle tasse. Era un esattore delle tasse e raccoglieva il denaro con le cattive maniere, passando di casa in casa. E vedete che infatti ci sono due personaggi all'estrema sinistra del tavolo che non guardano neanche Cristo, ma continuano a contare i soldi. Tre personaggi guardano, si volgono invece al Cristo e San Matteo sarà l'unico che poi lo segue e diventa suo discepolo. Quindi l'attualizzazione come richiamo del messaggio cristiano, del messaggio divino all'attualità. Una cosa che ritroviamo anche in questo magnifico quadro, l'incoronazione di spine, che ho visto in una mostra a Palazzo Reale curata da Vittorio Sgarbi. Ecco qui, anche qui l'attualizzazione nella figura del soldato che vedete qui nell'angolo sinistro del quadro, soldato con delle vesti tipicamente di fine 500, inizio 600, e queste penne, questi cappelli e questa armatura che porta, che lo veste. Anche qua, ancora una volta, una capacità di Caravaggio incredibile nel rendere, nel dipingere, sia la psicologia, sia, diciamo, il corpo dei personaggi. Guardate la bellezza del corpo di Cristo, il manto che lo copre, con che cura è dipinto, e vedete com'è cruda la scena. Anche qua la luce è netta, netta, una luce netta, un faretto. Ecco, si tramanda che addirittura Caravaggio avesse fatto costruire una stanza buia, se avesse una stanza senza finestre, con un solo foro in direzione del sole, da cui entrava, come in questo dipinto, un fascio di luce, e a seconda, diciamo, di quel che voleva dipingere, c'era questo effetto proprio di una lama di luce che entra sui modelli che lui spesso utilizzava, quindi una pittura che spesso utilizzava dei modelli, utilizzava delle persone che si mettevano a posare per l'artista con questa luce molto teatrale. Oggi diremmo un faretto che illumina la scena. Ecco, qui vi parlo di un altro quadro fondamentale, La cena in Emmaus. Ne ha dipinto due versioni, Caravaggio. Questa che stiamo vedendo ora, cupa, scura, praticamente dominata dai colori bruni, è conservata a Brera poco prima proprio siamo nell'ultimo periodo della vita di Caravaggio. E una precedente, che è questa, con i colori molto vivaci, conservata alla National Gallery di Londra. Quindi di solito si distinguono per la loro collocazione, no? La Cena in Emmaus di Brera, che è questa, la rivediamo, e la Cena in Emmaus invece conservata a Londra, che è questa. Ci fermiamo, in questa versione londinese, diciamo, questa versione che Caravaggio dipinge prima dell'altra, colori più vivaci, più vivi. Qual è la storia della cena in Emmaus? Una storia semplice: ci sono due discepoli di Cristo dopo la sua crocifissione che tornano a casa, tristi perché l'aspettativa era che Cristo non morisse sulla croce, che Cristo sapesse andare al di là della morte, quindi vedendolo morire, i discepoli erano tornati a casa tristi, disillusi. Ecco, questi due discepoli tornano verso casa sulla strada, il loro cammino incontrano una persona, diciamo, simpatica, gentile, e la invitano a cena con loro, in osteria, la invitano a mangiare. Vedete, la classica osteria, sempre che compaiono nella pittura di Caravaggio. In questa osteria si siedono al tavolo, ordinano e vedete che qua i personaggi
proviamo a definirli, in piedi, sulla sinistra abbiamo col cappellino, con questo copricapo, l'oste, poi al centro col vestito, con questo vestito rosso, con il manto bianco abbiamo Cristo, a destra con le braccia spalancate, scusate, un pellegrino e di spalle un altro pellegrino. Ecco cosa succede, che si siedono a tavola e in quel momento Cristo benedice il pane. E i due pellegrini, i due discepoli si rendono conto di avere di fronte Cristo risorto. Ecco, quindi ancora una volta, come con San Paolo era stato fotografato, fra virgolette, ovviamente, il momento in cui San Paolo era caduto da cavallo, qui viene fotografato, sempre fra virgolette, in questo dipinto, il momento in cui i due discepoli si rendono conto di aver di fronte Cristo risorto, con tutta la sorpresa che potete immaginare li invade. Li ho chiamati pellegrini, cioè gente che era andata in pellegrinaggio e aveva seguito il Cristo. Questo lo si vede chiaramente dal personaggio con le braccia spalancate che ha sul suo panciotto una conchiglia. La conchiglia è il simbolo dei pellegrini, quindi un quadro che, come vedrete, è pieno pieno di simboli. Altri simboli importanti sono sulla tavola. Abbiamo tre pagnotte, tre è sempre il numero che diciamo, rappresenta la divinità, rappresenta il divino, è la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e abbiamo il vino, quindi pane e vino, naturalmente la comunione, pane e vino, corpo e sangue di Cristo. Altro elemento importante di cui vi parlo è la canestra di frutta che vedete, ritroviamo sulla tavola di questa versione della cena in Emmaus. Se ci fate caso, questa canestra di frutta è sul bordo del tavolo, è proprio in una posizione precaria in cui rischia di rovesciarsi in qualsiasi momento. Cosa rappresenta simbolicamente la canestra di frutta? Rappresenta, diciamo così, quelli che sono i piaceri della vita terrena. Quindi immaginate le ricchezze, immaginate l'eleganza, immaginate la sessualità, tutte quelle cose per cui diciamo la vita dà piacere, il cibo, eccetera. Perché la Caravaggio la mette sul bordo del tavolo? Perché in qualsiasi momento, in qualsiasi attimo, tutto quello che tu hai accumulato nella vita può esserti tolto. E da chi? Purtroppo dalla morte. L'unico che riesce a sconfiggere la morte chi è? È il Cristo risorto che appunto, come dire, sconfigge la morte, riesce ad andare al di là. Questo è molto interessante, è un richiamo molto forte anche a quella che è la vita di Caravaggio, abbiamo detto, no? Quindi una vita che era fatta ormai di una fortuna incredibile, era arrivato al punto da frequentare i papi, i cardinali, ad avere incarichi dalle confraternite più importanti, dipingeva per tutti i grandi nobili della città di Roma, era ricco, rispettato. Ecco, ma cosa succede? Succede che in questa rissa, appunto, uccide una persona. E la sua vita improvvisamente, in un certo senso, finisce, cioè tutta quella ricchezza e il plauso che lui aveva, scompare ed è costretto alla fuga fino alla drammatica conclusione di questa fuga con la morte. Quindi, come dire, guardiamo sempre alla pittura di Caravaggio con un riferimento alla sua vita, perché la vita di questo artista ne influenza l'opera. Ecco, qui vi ho messo due quadri. A sinistra avete la deposizione di Cristo alla vostra sinistra, e alla vostra destra avete la crocifissione di Pietro. Ecco, la deposizione è chiaramente un momento tra i più drammatici sul piano religioso, nella storia nel Nuovo Testamento, quando Cristo
è morto. E vedete perché vi ho messo questi due quadri appaiati? Perché in questi quadri è molto importante il corpo, cioè come il corpo esprime quello che l'artista vuole dirci, se poi con una perfezione incredibile, vedete per esempio il corpo anziano di San Pietro a destra, come è dipinto bene, come è proprio un corpo di un anziano, o come è anche molto interessante il personaggio che sta alzando la croce, perché lo crocifiggono a testa in giù, quindi vedete come sta tirando e ha la corda sulla schiena, gli si scopre la schiena perché il vestito si solleva nello sforzo. Oh, guardate anche il personaggio che fa leva sotto la croce con i piedi sporchi. Guardate anche questi particolari incredibili nella pittura di quest'artista, questa attenzione ai particolari, per cui un quadro lo si guarda sia nell'insieme sia andandolo a scoprire da molto vicino. E guardate la bellezza invece a sinistra del corpo di Cristo, reso con un corpo più giovane, perché Cristo viene crocifisso. Era ancora un uomo giovane e vedete la bellezza del corpo, le ombre, e anche qua al solito o una tenebra molto forte, la tenebra del male, dei carnefici sia di San Pietro che di Cristo, o la luce che illumina le figure dei santi, li illumina direttamente. Quindi in Caravaggio l'abbiamo visto, l'espressività corporea è molto importante. E la ritroviamo per esempio la cena in torniamo indietro alla cena in Emmaus, vedete spalanca le braccia uno e l'altro sta per alzarsi in piedi, quasi rovesciare forse questa sedia di fronte a questa scena incredibile di avere davanti un uomo che ha sconfitto la morte. Quindi l'espressività del corpo in Caravaggio è sempre molto forte e molto importante. Andiamo velocemente verso l'ultima opera, che è il Davide e Golia, molto molto significativa, anche qua ormai il fondo nero, i colori sono bruni, siamo già in una fase drammatica della vita di Caravaggio, nel suo fuggire, nel suo sentirsi braccato in questa vita drammatica in cui lui stesso si è intrappolato. Ecco, qual è la storia di Davide e Golia? Davide era più debole e fronteggia appunto Golia forte, un Golia che sulla carta doveva sconfiggere Davide e la sua gente senza nessun problema, ma Davide astutamente con un colpo di fionda fa cadere da cavallo Golia che viene decapitato da Davide stesso. Ecco, la scena ci mostra Davide che tiene tra le mani la testa di Golia, dopo aver tagliato, appunto, avergli mozzato il capo. Quello che è veramente drammatico è che Caravaggio si fa un autoritratto in questa testa di Golia, cioè si autoritrae come il cattivo sconfitto. E guardate lo sguardo di Davide, che è uno sguardo pietà, uno sguardo sì, proprio uno sguardo pietoso verso la sua vittima. La sua vittima, che poi alla fine è Caravaggio stesso che si autoritrae in queste vesti. Anche questo ci dà la dimensione appunto drammatica dell'esistenza di questo grandissimo artista. E, come dire, è un po' anche l'epitafio sulla sua vita. Una vita che è stata caratterizzata da, come dire, questa battaglia fra il bene ed il male, fra una religiosità molto forte, che sicuramente Caravaggio aveva, ma anche al contempo da un grande richiamo verso l'oscuro, verso la violenza, verso il male. Qui in questa slide vi ho raccolto quelli che sono i punti fondamentali che ritroverete anche sul sito web, solito su cui studiate, adesso poi vi preparo tutto bene su Classroom, i punti chiave della sua opera, i forti chiaroscuri, il realismo, naturalismo, questo
che addirittura sarà giudicato quasi volgare dai contemporanei. Comunque, far vedere le cose come sono, l'uso teatrale della luce, l'attualizzazione, vi ricordate? I soggetti sono dipinti calandoli nell'epoca del pittore, nel periodo storico di appartenenza. La biografia dell'artista, cioè la storia della sua vita che lo ha influenzato molto, e la pittura di genere di cui abbiamo parlato con i Bari. Ecco, scorriamo rapidamente, scorriamo rapidamente le opere per rivederlo un po' in dissolvenza. Prima Davide Golia, qui la deposizione, la crocifissione di Pietro, la deposizione di Cristo. Abbiamo la cena in Emmaus a Brera. Abbiamo la cena in Emmaus alla National Gallery, fantastica. Guardate solo le ombre dietro Cristo, che sono quasi una soluzione da cinema cinematografica, no? Queste ombre dell'oste di Cristo che vengono proiettate dietro sul muro. Qui abbiamo la bellissima Incoronazione di spine, un quadro veramente una bellezza incredibile. Guardate la luce concentrata su una parte del volto e sulla spalla di Cristo. La vocazione di San Matteo, l'esattore delle tasse che diventa discepolo di Gesù Cristo, con l'attualizzazione, ecco, scusate se faccio un passo ancora verso San Matteo, l'attualizzazione, mi raccomando, il vestire i personaggi all'epoca di Caravaggio, il portarli nell'attualità. Qui abbiamo il particolare, torno indietro, scusate, abbiamo il particolare di Conversione di San Paolo caduto da cavallo, con la luce che lo ha accecato, la luce divina. Ecco, torno al particolare di San Paolo, mi fermo qui, vi mando un grandissimo saluto, seguite su Classroom le indicazioni che vi darò per la lezione. E una volta che avrete studiato, cercheremo con un test di andare a verificare i contenuti. Ancora un grandissimo abbraccio a tutte le mie classi seconde, ci risentiamo presto e ci ritroviamo su Classroom. Ciao!